Ciao Matteo! Ciao ragazzi! Come stai? Bene! Ma che ci fai nella stanza di Marta V dove si fanno le challenge? Perché devi aprire Epic Animals, creature degli oceani! Devi aprire nuovi The Epic Animals, creature degli oceani? Sì, sì! Ma dove le hai prese, scusami? In edicola! Giustamente! Ma quante ne hai presi? Sono tantissime bustine! Le aprirai tutte? Ma che poche, Matteo, sono tantissime, una scatola intera, c'è un'intera giungla. No, non c'è la giungla perché questi sono creature degli... oceani. E che cos'è l'oceano? Il mare. Il mare, cosa c'è nel mare? I pesci. I pesciolini, e secondo me se i pesciolini vedono quel ciuffetto che è lì, si spaventano perché pensano che tu sei uno... squalo. Come fa lo squalo? Mamma mia, io se incontrassi uno squalo come te mi metterei proprio paura e scapperei con la coda fra le gambe, fra le pinne, perché poi lo squalo sta nel mare, giusto? Siamo pronti ad aprire queste bustine e vedere quali sono le caratteristiche di questi nuovi animaletti, queste nuove creature? Vai Matteo, prendi la prima bustina e vediamo la blind bag, perché noi conosciamo l'inglese. Ecco la bustina, guardate che squalo terrificante! Matteo, non hai paura adesso di mettere la mano in questa bocca di questo squalo? No! Ma certo che no, dai! Apriamola, vediamo cosa contiene la bustina. Uno, due... c'è il magazine che esce all'interno della bustina, così lo potete sempre portare a casa. Nel magazine, come sempre, trovate tante curiosità, giochi e soprattutto, Matteo, la check... list! Bravissimo! Al centro del magazine, cosa abbiamo? Facciamolo vedere. La gigantografia dell'animale che sta per uscire. Non ve lo faccio vedere. Matteo, tira fuori il pesciolone da dentro a quella blind bag. No, guarda, là dentro. Dove se la facciamo vedere dopo, altrimenti scopriamo prima. Siete pronti? Oh, eccola qui! Secondo voi come si chiama questa, Matteo? Orca assassina! Come fai a saperlo, Matteo, che si chiama orca assassina? Hai studiato? Sì. Bravissimo, vediamo se è vero. Ed è proprio l'orca assassina, ragazzi! Eccola qui! Vi faccio vedere anche la checklist, perché questa volta queste creature sono speciali al loro interno. Ad esempio, lo squalo tigre ha la sabbia, lo squalo grande, squalo bianco al suo interno ha lo slime, poi ci sono anche le versioni che si illuminano e ce ne sono tre creature illuminanti. Si può dire illuminanti, Matteo? Sì! E noi abbiamo beccato l'orca assassina. Andiamo a vedere la sua caratteristica. Orca assassina, al suo interno qui dice che c'è lo slime. Matteo, fammi vedere quest'orca e fammi vedere lo slime. Guardate ragazzi, dalla testa Matteo la sta schiacciando e si può vedere lo slime. Guardate qui, Matteo è un'orca di slime. Vai Matteo, apriamo la seconda bustina, altrimenti stiamo tutta la giornata qui a registrare. Poi come si chiamano i due seguaci? Mi dimentico sempre. I formaggini poi dopo si sciolgono perché oggi fa anche caldo. Non è vero, dai, forza, prendiamo il magazine. All'interno abbiamo la descrizione, cioè il nome della creatura che sta per uscire lì, che è, vediamo un po', è una balena, è gigante. Che cos'è, Matteo, questo? Un narvalo. Matteo, che cos'è un narvalo? È un pesce. Matteo, ma come fai a saperlo? No, ragazzi, non ci posso credere. Guardate, c'è scritto appunto, aspettate, metto a fuoco, c'è scritto narvalo, ma come fa? È incredibile, poteva dire, che ne so, pesce spada, invece no, lui dice effettivamente la creatura. Guardate che pesce strano, wow, c'ha questa spada, questa bocca così, guardate. E al suo interno abbiamo, Matteo, cosa c'è all'interno? Anche in questo caso abbiamo... ecco, lo slime, eccolo qua, vedete, lo slime. Apriamo adesso la terza bustina, dai, scopriamo la prossima creatura. Oh, eccola qui, vai Matteo, mettici tutta la forza del narvalo per aprire questa bustina. Oh, hai preso il magazine, ragazzi, non lo apro perché adesso Matteo dovrà scoprire il prossimo, la prossima creatura. Eccola qui, guardate, ma è un pesce gigante. Matteo, mi sembra uno squalo. Che cos'è questo pesce? Lo squalo volpe. Matteo dice lo squalo volpe.
Io qua c'ho la prova per vedere se Matteo davvero conosce tutte le creature degli oceani. Ma io so che ormai se ne è inventato. Ci può mai esistere uno squalo volpe, Matteo? Secondo me non è vero. Vediamo un po' che cosa è questa. Dobbiamo arrivare al centro ed è proprio lo squalo volpe. No, Matteo, ti devo mandare a fare un telemic, che ne so, qualcosa in televisione, qualche quiz, ragazzi. Se lo volete, Matteo è il maestro di tutte le creature, di tutti gli animali e di tutti gli zoo del mondo. Vediamo. Io lo squalo. Pubblicità. Hai questa pubblicità? Di che cosa? Dell'animale. Ah, perciò li sai tutti. E lo squalo volpe, ragazzi, all'interno ha lo slime. Anche questo. Cosa ci sarà mai? Vediamo. Ecco il magazine. Il magazine. Dammi, Matteo, mentre tu finisci di aprire la bustina, io faccio vedere ai nostri formaggini a casa. Ecco qui. Questo, ragazzi, è quello che uscirà dalla bustina. Però adesso, Matteo, dai, tira fuori questa creatura. Eccolo qua, guardate. È bellissimo. Wow, aspetta, Matteo, che non si vede la bocca. Guardate com'è fatta la bocca, così capite che animale è. È vero, Matteo? Come si chiama? Il delfino. Il delfino. Come fai a sapere che è il delfino, Matteo? C'è qualcuno che ti suggerisce, sono sicuro. Dove l'hai nascosto? Sta di qua. L'hai nascosto da questa parte. L'hai nascosto qua dentro. Ma che pubblicità, non ci posso credere che hai visto la pubblicità. Cosa abbiamo al suo interno, Matteo? Abbiamo lo slime, ragazzi. Allora, vedendo sulla checklist, ecco qui, possiamo vedere che il delfino, questo qui azzurro, si... Illumina, ragazzi! Quindi dopo vedremo l'effetto illuminaggio, illuminamento, come si dice, Matteo? Effetto illuminazione, diciamo così. Dai, apriamo il prossimo. Io non so come fai a sapere questi nomi. Chissà cosa ci sarà adesso in quest'altra busta. Ecco qui il magazine. Dai, il magazine. Terra. Magazine Terra, ragazzi, sa anche che si chiama Magazine Terra. Ma come fai a sapere tutte queste cose? Ho visto la pubblicità. Ah, hai visto la pubblicità, ok, ci voglio credere. Allora, qui abbiamo questo, vedete? Ecco qua, non lo diciamo il nome perché Matteo questo non può saperlo. Sono tutti molto simili. Eccolo qui, guardate. Oh, ve lo faccio vedere da vicino, attenzione, guardate. È bellissimo. E questo qui, sapete come si chiama? Come si chiama? Lo squalo! Lo squalo? Azzurro! No, ragazzi! No, non è possibile! Lo squalo azzurro! Lo sa anche questo! Conosci tutti! Dai, mettilo qui! Ah, no, non abbiamo visto al suo interno cosa c'è! All'interno dello squalo azzurro abbiamo la... sabbia! La sabbia, ragazzi! Vedete? Ecco qui, infatti, non ha l'effetto di quello lì dello slime. Ecco qui, vedete? Dentro, infatti, è anche un po' più pesante perché c'è la sabbia. Guardate qui, è proprio uno squalo terrificante. Che occhio! Dai, prossima bustina! Vediamo cosa abbiamo. Oh, sono convinto che questo, Matteo, non lo conosci. E questo è difficilissimo. Dai, apri. Oh, vediamo un po' cosa esce. Il magazine, come sempre. Attenzione, ragazzi, vi faccio vedere. Attenzione. Oh, questo qui, guardate. Si illumina al buio. Ma come lo squalo martello, ragazzi? Non è possibile! Abbiamo preso uno con le palline, ve le faccio vedere perché è bellissimo. Guardate qui! No! È davvero squiscioso! È bellissimo anche questo. Bravo, Matteo! È una collezione davvero straordinaria. Dai, prossima bustina! Sono curioso di vedere. Poi dopo, alla fine, l'effetto si illumina al buio e anche questo si illumina al buio. 100.000 bustine, certo, le dobbiamo scoprire tutti. Vediamo adesso cosa c'è. Prendi, mamma mia, ragazzi, questo è gigantesco. Wow, come si chiama questo, Matteo? No, vabbè, no, c'è un trucco. Io scoprirò fino alla fine il trucco di come fa Matteo a sapere tutti i nomi di queste creature. Come hai fatto? Ma che vivi nel in fondo alla sua, mamma mia, che bocca che ha questo. All'interno c'è, vediamo, ci sono le palline? Sì, bellissime, guardate anche qui le palline. Vediamo la prossima creatura. Ecco il magazine in terra. Il magazine terra, bravissimo. Ecco. Allora, fuori non c'è il disegno, quindi non so come faccia, cioè me li dà anche chiusi, ragazzi. Lui vede davvero le come si chiama? Oh, eccolo qua, ragazzi. Wow. Wow.
alla pancia. Perché questo qui c'ha la sabbia. Oh, eccolo qui. Prima abbiamo trovato quello lì con lo slime che si illuminava. Questa volta invece è Matteo. Che animale è questo? Il delfino. Il delfino è bravissimo. Infatti il delfino, eccolo qui, dentro c'ha la sabbia. Wow, anche questo è stupendo. Anche il delfino, Matteo. Dai, prossimo, forza. Ragazzi, ci rinuncio, non a capire come faccia a sapere tutti come si chiamano. Dai, prossimo. Ecco il magazine in terra. Vediamo di che creatura si tratta. Ma sta facendo una festa. Oh, una festa? Perché Matteo fa la festa? C'ha i puntini, i pallini, per questo? No, perché questo è uno squalo chitarra. Lo squalo chitarra? E lo fai anche suonare, non è possibile. Guardate ragazzi, può essere mai che questo sia uno squalo chitarra, non lo so. Neanche io lo conosco perché c'ha questi pallini. Vediamo un po' nel magazine. Adesso dobbiamo arrivare al centro dove era arrivato prima e c'è scritto squalo chitarra. No Matteo, no, tu devi andare per forza a National Geographic. Che ne so, devi andare a qualcosa dove si scopre. Non abbiamo detto però cosa c'è all'interno dello squalo chitarra. C'è lo slime anche qui. Vai con la prossima, dai, forza Matteo! Scopriamo cosa c'è in quest'altra bustina. Ecco il magazine. Ecco il magazine. Mamma mia, questo è terrificante, ragazzi. Guardate come si chiama. Matteo, come si chiama questo? Questo è lo squalo martello. Lo squalo martello, che è come questo. Questo però è la versione che si... Sì, questa è la versione che si illumina con le palline così. Questa invece è la versione che non si illumina, vedete? E al suo interno ha la sabbia. È anche color sabbia, vedete? Bellissimo! Guardate che martello! E io questo martello lo darei proprio in testa a Matteo! Bo. Guardate che collezione, ragazzi! È bellissimo! Andiamo con la prossima! Che abbiamo tutte queste bustine ancora da aprire! Dai, Matteo! Vediamo un po'... questa nuova creatura. Riusciremo a completare tutta la collezione, Matteo? Vediamo, lo spero anch'io. No, ma papà, questo qui, ragazzi, guardate qui che bocca. Come si chiama questo, Matteo, questa lo creatura? Squalo balena. Anche questo. Ragazzi, non è possibile, li sa tutti. E c'ha all'interno lo slime. Ma questo, ragazzi, è bellissimo. Guardate che colorazione. Wow, che bocca. Wow, si attacca al naso di Matteo. Ah! È bellissimo. All'interno anche questo c'ha lo slime, vedete? Ecco qui, dai, guardate questo qui, c'ha questa cosa lunga davanti e si chiama così, vedete? Matteo, secondo te qual è il nome di questo pesce così? Questo qua, che cos'è? Che cos'è secondo te? Fa anche rima? Questo è il pesce secco giapponese! No ragazzi, no! Non è possibile, c'è il trucco, non è possibile, ma questo è stupendo. Come fai Matteo a sapere questi nomi? Ma che nella pubblicità! Ma non ci credo che nella pubblicità dicono tutti i nomi. Questo c'ha il gel con microsfere, guardate che colore giallo. Guarda che questo c'ha la sega davanti, sì. Bellissimo. E poi la coda che colore è, Matteo? Marrone, sì. Guardate, anche questo è bellissimo. Dai, apriamo la prossima bustina. C'è pesce sega giapponese. Cioè non è che dici, che ne so, pesce rosso, pesce pagliaccio. No, pesce sega, come ho detto, pesce sega giapponese, ragazzi. Come fa a sapere? La scrivania è troppo corta. Sì, dobbiamo comprare una scrivania più lunga per mettere tutte queste creature degli oceani. Dai, e vediamo quest'altro magazine. Ragazzi, vi faccio vedere in anteprima cosa uscirà. Eccolo qua, mamma mia. Questo è uno speciale, Matteo, si illumina al buio. Ed è questo pesce qua, vedete? Eccolo qua. Allora, ve lo faccio vedere. Matteo, che pesce è questo? Questo è lo grande squalo bianco. Come fai, Matteo? Spiegami. No, dimmi il trucco, non ci credo. Non è possibile, Matteo. Non è proprio possibile. E anche questo si illumina buio. E dopo faremo la magia. Ve li facciamo vedere tutti belli illuminati. Dai, spostiamo questo un po' più qua. Altrimenti la scrivania è davvero corta. Ah, non abbiamo visto dentro che cosa c'è, però. Allora, dentro abbiamo le palline. Guardate qui. Questo è bellissimo. No, no, e sono blu le palline. Vedi, per questo. Matteo, fino adesso qual è il tuo preferito? Sono 100.000. Tutti i preferiti. Wow! Questa qui che sembra un uccello, giusto? Anche io questo lo so come si chiama, dai. Tu lo sai, Matteo, qual è il suo nome? Manta!
Manta, va bene, ok, ci rinuncio ragazzi. È una sfida persa, lì sa tutti, non è possibile. Ma che hai fatto? Un corso di che ne so, di un corso di oceanologia. Eccola qui, vedete la manta. E la nostra bellissima manta ha il gel all'interno. Eccolo qua, vedete il gel. Ok, vedete con le palline anche questa, guardate com'è bello. È anche luccicoso. Forse è lui. Vediamo se si riesce a vedere. Amico. È l'amico, è l'amico di chi? Ah, è l'amico del pesce chitarra, fanno e ballano insieme. E vediamo il prossimo. Ecco qui ragazzi, abbiamo, ve lo faccio vedere. Non lo diciamo a Matteo, ecco qua, vedete com'è bello. Al suo interno abbiamo il gel con microsfere. Matteo, questo bellissimo pesce gigante con le microsfere all'interno, come si chiama? E anche questo ragazzi, non riesco a vincere, è una scommessa, li indovina tutti, è incredibile, il professore di Matteo delle creature degli oceani, Matteo professore oceanico, non ce la fai a prendere, al suo interno abbiamo detto alle sfere, dai un'altra bustina, forza ne abbiamo ancora due ragazzi, ecco il magazine ragazzi, prima che Matteo e dell'animalone che c'è lì dentro, questa è... No, ragazzi, non ha che finito di inquadrare. Lui già la dice. Aspetta, Matteo, non sta neanche più ai tempi. Dentro. Ma quanto slime ci sarà in questa balenottera? Perché non è poi... Perché è lo slime verde. È lo slime verde, ma guardate qui il dettaglio, ragazzi. Sembra davvero una balenottera in miniatura, perché sì. È così, ma è davvero stupenda. Ecco lo slime verde. Matteo, le bustine si distruggono. Tu le vuoi le disincolli? Vediamo. C'è una bustina nella bustina? Sì. Doppia bustina, perché questo vuol dire che è qualcosa di speciale. Ci sta una trasparente. Ci sta una trasma bustina, trasma. Oh mio ragazzi, già ho visto la foto ed è spaventosissimo. Eccolo qua. Wow, è davvero terrificante. Guardate il nome. Allora Matteo, qual è il nome di questa creatura terrificante degli oceani? No, non è possibile, è proprio il grande squalo bianco, eccolo qui, guardate ragazzi, mamma mia, questo è... Ah, guardate, mamma mia ragazzi, fa davvero paura, spavento, questo è il grande squalo, quello lì che sta qui, che sta davanti alla copertina, guardate qui, sì. All'interno c'è lo slime, vediamo, ecco. Grazie per il magazine, certo. Questo è l'ultimo, ah mi è caduto, questo è l'ultimo ragazzi, attenzione ve lo faccio vedere, attenzione, questo qui, ah Matteo si è incollata la coda, eccolo qui ragazzi, abbiamo signore e signori questa creatura qui, che si chiama, ci sta pensando, attenzione, questo è difficile, questo è... Ragazzi, ma allora sta scritto qua sopra, fammi vedere, non è possibile, ha letto da qualche parte, io l'ho visto che guardava qui, da qualche parte c'è scritto, no, è non è possibile. Ridicola. Che non ho capito. Sono andato nel loro mondo. Nel loro mondo, sei andato nell'oceano allora, non è possibile, lo squalo tigre all'interno c'ha la sabbia, guardate ragazzi, anche questo mette davvero paura. Matteo, ma non hai paura adesso di tutte queste creature, eh? No. No, perché sono stupende e bellissime. Sì. Siamo pronti ragazzi a vedere quale di questa si illumina, Matteo? Lo facciamo vedere? Allora, sì? Allora, tu vai a spegnere la luce, vai. Vai a spegnere la luce. Questa. Ok, però vai a spegnere la luce, altrimenti non si vede niente, Matteo. Ok, te le porti appresso? Sì. No, lo devi lasciare qui che facevo l'effetto che vedeva. Dai, dai, spegni la luce, forza. Oh, attenzione, non farti male. Matteo, la luce si spegne là, c'è l'interruttore, lì dietro, ma che fai, ma che fai, spegni, forza, Matteuzzo, ecco, bravo, no, non vedo più niente, attenzione, ecco che compare, guardate ragazzi, guardate, è sbagliato, si illumina anche questa, è bellissima, sono lampadine ragazzi, guardate qui, tutte illuminate, fammi vedere quelle altre, Matteo. Wow, c'è anche il delfino, eccolo qui, il delfino, guardate ragazzi, sono straordinariamente bellissime e stupendi, che collezione Matteo,
Adesso accendiamo la luce, sì, dai, vai. Forza, Matteo, bravo. Vai, ecco prima quella e questa qui. Ecco qui, ragazzi, tutto bianco adesso, tutto illuminato. Ed eccolo qui Matteo insieme a tutto il suo oceano, tutte le sue creature. Ecco, quest'altro si è tuffato. Dai, forza, sali qui sopra che dobbiamo salutare, ragazzi. Noi speriamo che vi sia piaciuto questo mega unboxing gigante, incredibile e stupendo che ha fatto Matteo. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi a Teteo TV, tenete attivati i video. Ciao ragazzi!